Allora. Avremmo voluto portare alla Domenica Sportiva Enzo Berzotta, ma il nostro CT dal volto umano ha gentilmente declinato l'invito per via di un lieve attacco influenzale. In Argentina, come ricorderete, fu la dissenteria a tenerlo lontano dalle conferenze stampa, ma qui, trattandosi di semplice campionato europeo, basta meno. Però siccome non possiamo rinunciare al conforto delle sue parole, ci siamo recati sotto casa sua in un ristorante di sua fiducia, dove ha raggiunto noi ed altri colleghi con messaggi preziosi che riportiamo fedelmente attraverso la voce di un noto doppiatore. Se ieri a San Siro è mancato lo spettacolo, la colpa è degli uruguaiani, del loro ostruzionismo. Questi benedetti ragazzi non volevano perdere e così ci hanno rovinato la giornata. Però, mister, anche i nostri... Bravissimi, hanno giocato con molta intelligenza. Le hanno provate tutte per fare più gol. Una grande prova di buona volontà. È stato fatto ogni tentativo possibile per segnare di più. Ci hanno provato un po' tutti, ma loro, gli uruguaiani, non ci sono stati. Hanno rinunciato a giocare ed i nostri portieri hanno rischiato di morire dal freddo. Il calcio degli uruguaiani è contro natura. Pensate, si sono difesi anche dopo aver subito il gol. Ecco, a proposito del gol segnato da Graziani, come la mettiamo con Graziani? Meglio lui o Bettega? Non c'è alcun problema. I ragazzi sono intelligenti. È prematuro anticipare soluzioni di questo tipo. Di una cosa sono certo. Posso contare sulla collaborazione di tutti e non saranno fatte scelte traumatiche. Io utilizzerò i giocatori secondo il momento e secondo gli avversari. Però Oriali è sembrato un po' giù di corda. Vi sbagliate. Oriali ha dato un contributo prezioso. La sua spinta è stata costante. E Collovati non le è sembrato un po' troppo rude? Niente affatto. Collovati doveva fermare l'attaccante più pericoloso. L'ha fatto con qualche difficoltà, perché questo Victorino è anche un tipo difficile. Collovati ha lasciato il campo coi segni di una dura battaglia. E parliamo di Cabrini, mister. Le è sembrato in grande forma? Cabrini è una sicurezza. Forse qualche volta ha potuto dare l'impressione di essere leggermente scoordinato, ma la colpa è del terreno scivoloso. Inoltre aveva poco spazio per gli inserimenti. Col terreno buono potrà fare molto di più. Insomma, mister, lei come sempre è soddisfatto. Non abbiamo ancora raggiunto il livello di gioco del campionato mondiale, ma siamo sulla buona strada. Kubala, il mio collega spagnolo, capisce di calcio ed ha parlato di una grande squadra. È chiaro che il campionato dovrà darci una mano, portarci agli europei nella massima condizione. Contro la Polonia, a Torino, il 19 aprile prossimo, faremo senz'altro meglio. Scusi, e della faccenda scommesse, mister, che ne pensa? Non voglio anticipare i giudizi della magistratura. Sarebbe sciocco farlo. I giocatori devono pensare soltanto a giocare. E se al momento delle convocazioni le venisse a mancare qualcuno perché è in attesa di giudizio? Mi rimetterò alle decisioni federali e a quelle della magistratura. Questo sì che è un parlar chiaro, signor Berzotti. Lei è un vero patriota.